cifre importanti con finanziamenti europei anche. Se si può essere così indifferenti... Perché... Al nostro arrivo stamattina, Cevoli stava avendo un'animata conversazione con un'addetta del comune all'indomani dell'incontro con l'assessore Biagini e i tecnici comunali Totti e Fattori, durante il quale, oltre all'avamporto e alle scogliere, si è parlato del mercato ittico, sul quale da 8 anni la cooperativa Lavoratori del Mare attende risposte concrete. La cooperativa è la seconda della città per soci e fatturato. A rischio ci sono 350 posti di lavoro. Per protesta, oggi sono stati affissi dei cartelli in cui si leggono le ragioni della rabbia. Siamo molto arrabbiati. Noi ieri abbiamo avuto un incontro con l'assessore Roberto Biagini. L'unica cosa di fatto è che noi abbiamo presentato un progetto. Abbiamo presentato un piano sulla D3 fatto a spese nostre, dato al comune per poter ricavare, accelerare i tempi in tutta questa cosa. Sta di fatto che a oggi noi non abbiamo nessuna risposta. Quando si farà, se si realizzerà o non si realizzerà, quindi noi fino